gracias, no lo sé, sé cuándo me pinté, te devi aggiungere a Granny. E andò a giocare a Granny mentre io vi parlo, ok? Perciò sarà un video un po' un misto fra un gameplay e un video normale di 3 minuti. Penso che 18, 19, 20 secondi di parlata sia troppo per un video gameplay, perciò iniziamo. Ok ragazzi, allora, come state vedendo, siamo su Granny. E ora io ho il mio telefono qui, perciò ci andrò a giocare. Sì, ho le cuffie Bluetooth io. Sono un normalissimo giocatore, ma direi di andare a iniziare. Continua, continua. Ora, ragazzi, io uso una tecnica speciale per questo gioco. Ovvero dico, andiamo al piano di sopra, smistiamo tutto quanto. Dopodiché, portiamo tutto quanto nel tulino collegato alla cantina. Poi facciamo tantissimo rumore. Andiamo nel seminterrato. E così almeno alla fine possiamo farlo. Ora però ve lo voglio far vedere. Più che altro dobbiamo evitare i cracking floors. Ok, c'è una batteria della macchina, molto utile. Ora spingiamo via questo. Qui non c'è nulla. Ho già sentito Granny, non so se avete sentito, però io sì. Ok, ragazzi, parte del fucile qui, ce l'abbiamo, benissimo. Ok, Teddy, che sono 83, ok. Allora, controlliamo che Granny non ci sia, ok, controlliamo qua. Cioè, ragazzi, teniamo a mente che qui abbiamo una batteria della macchina e lo spark plug. Spero. L'avete sentita? Ecco, no, ok, non dobbiamo toccare assolutamente il cosettino qui. Perché se lo tocchiamo facciamo rumore. E questo non è il nostro piano, noi non vogliamo questo. Ora, il mio piano essenzialmente è questo, andare qui e raccattare più roba possibile. Non è qui, fortunatamente. Prendiamo lo spark plug, spero di averlo pronunciato bene. Se no in inglese linciatemi nei commenti, grazie. Facciamo così. Ok, non ho fatto rumore, però era molto molto vicino al fare rumore, perché ragazzi, quando stai nel tunnel e droppi una cosa, essa non farà rumore. Ma se stai a pure un millimetro fuori dal tunnel, essa farà rumore. E se fa rumore attira Granny. E questo noi non lo vogliamo fare. Ora faccio rumore, di proposito. Così lei viene da questa parte. Io droppo la parte del fucile qua. Spendiamola la batteria della macchina come un gesto simbolico. Aspettiamo 3-4 secondi. Ragazzi, questo video sarà praticamente senza tagli, perciò vi beccate io che gioco mentre parlo. Più che altro io gioco senza parlare, perché se parlo rischio di distrarmi da quello che è il mio obiettivo. Ora, è passato abbastanza tempo, possiamo andare. Ok, avete sentito tutto il rumore? Ok, c'è pure la canna di. La canna. No, il contenitore di gasolio. Gasoline è gasolio in inglese, giusto? Sì, che è gasolina e gasolio. Sì, insomma, abbastanza sicuro. Comunque, il materiale che permetterà alla macchina di partire. Ora, non ho ancora deciso. Il melone. Come voglio andarmene da questa casa? Però, la playhouse key ce l'abbiamo, ok. Però penso che dato che abbiamo la canna di gasolio, la spark plug che serve per la macchina, la batteria, penso che andrò verso la macchina. Ok, non so se sentite. Probabilmente l'avete sentito. Ma ragazzi, mentre Granny sta dall'altra parte, noi andiamo a mettere, scusate, la batteria della macchina. Sotto, questa è la macchina pazzesca di Granny. No, qui non c'è nulla. Ok, ragazzi, ora lei ha aperto la porta dello scantinato, o meglio, il posto dove io ho trovato il melone. Vediamo se si rimette qui. No, non torna. Perciò andiamo qua. Prendiamo. Vabbè, vediamo se passa. Non sta passando, perfetto. Ok, un attimo ragazzi, perché io ora sto registrando questa cosa con il mio vecchio telefono. Il problema è che il mio vecchio telefono è ultra scarico. Se è scarico, non posso giocarmelo. E quindi devo accendere il computer che gli dà l'energia per
sentito una cosa in sottofondo. Arriva tipo Granny. Vabbè, nel dubbio facciamo il giro lungo, perché lei non percepisce il giro lungo come un giro percorribile, mettiamo in questo modo. Poi si va qui, si prende il fucile e si riporta in cantina, perché in cantina c'è pure la cosa per il fucile. Più altro non so come andare avanti. Ora, sono sicuro al 10% che in questa mappa, cioè in questo set di spawn, non so, cioè nel senso, in questa sì mappa, in questo modo, di Granny, non ci sia tipo la seconda parte del fucile, una sta messa fuori all'esterno, nell'armadio, e sono sicuro. E l'altra mi sembra che sta al piano di sopra, vicino alle robe tipo martello e robe in questo modo. Ora scappiamo di qua, perché abbiamo fatto rumore, e se facciamo rumore Granny verrà da noi. Ora ragazzi, però parliamo di cose serie, ok? Ovvero, perché ho postato soltanto un video a settimana nell'ultimo periodo? Allora, diciamo che io parlo dopo quello che definisco, mettiamo in questo modo, la sinistra progressista gate, ok? Ovvero il momento nella quale sinistra progressista, ovvero la pagina su Instagram, ha detto: sai che c'è? Sto qui! Mi ha fatto un video contro e noi gli rispondiamo. Come mi ha risposto? Come: Cutting Pillars, buono, 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 Cutting Pillars, buono, 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 buono. Ora, ragazzi, queste qui ci servono. Se mi ricordo bene, allora facciamo un rumore qui però, perché almeno attiriamo Granny da un'altra parte, e ci servono per, allora, togliere le due lucine blu alla porta, cioè rosse, scusate, e poi ci servono anche per quanto riguarda il condizionatore, no, il condizionatore, insomma, al piano di sopra della ventola, perché se non lo sapete, tutto questo, no, dannazione, ho fatto rumore. Allora, no, però ho un'idea. Granny, ora è a terra lì e probabilmente farà cantina, passerà per la porta principale sopra alla campanella. Ed è qui che la sorprenderemo. Infatti noi adesso usciamo da qua per il primo piano. Ragazzi, ora io ho una particolare paura verso il primo piano, no? Perché è quello dove tu non sai cosa aspettarti. Non c'è Granny? Oddio, è vicinissima, regà! Regà, regà! È vicinissima, regà! No, 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 no! Ok, l'ho sentita, l'ho sentita. L'ho sentita, l'ho sentita, regà, l'ho sentita, l'ho sentita, l'ho sentita, l'ho sentita, l'ho sentita, l'ho sentita. Ora, ragazzi, io uso tantissimo i sottopassaggi, perché essenzialmente sono l'unico modo con il quale io ho una piccola probabilità di riuscire a battere il gioco, e penso pure che i sottopassaggi debbano essere utilizzati in questo modo, perché se no ho capito che toglie un po' il brivido del gioco, però quanto è togliere il brivido un conto è non far giocare il gioco, oggettivamente, signori, oggettivamente. Beh, perché non ho postato video nell'ultima, cioè, o meglio, perché ho postato tanto un video durante la settimana, durante l'estate. Ragazzi, ah, perché fanno rumore qui? Ok, il motivo è essenzialmente uno: l'audience. In che senso? Nel senso che d'estate, la gente non sta molto su YouTube e su TikTok e tutto il resto. Perciò a me non conveniva buttare due video a settimana o anche tre a volte per avere due visualizzazioni, di cui uno è mia zia, ok? Cioè, oggettivamente il fattore di tempo a me non conveniva. È chiave speciale, come i bambini. Dai. Allora, ora lei aprirà la porta lì, però noi l'avremmo già
accerchiata? No, oltrepassata, ecco, oltrepassata. Adesso. Benissimo. Hai sentito il I see you? Io sì. Non so se avete sentito, però io sto facendo una prova, perché essenzialmente questo sarà il primo video che io editerò con CapCut. Ora io ho già fatto un video su CapCut che è uscito durante l'estate. No, sì, o no? Nel muro della porta mi sono incastrato, dannazione! Nel dannatissimo muro della porta. Muro della porta? No, nel muro. Mi sono incastrato nel muro. Più che altro questa staffa non mi dà nulla, è questa la cosa brutta. Non mi dà nulla. Nulla da cui partire, nulla da cui fare, cioè. L'unica opzione è fare in questo modo, ragazzi. E guardate. Aspetti. Tetti sotto a letto, giri. E ora aspettiamo Granny. Ora, poi. Cosa faremo noi, furbissimi? Aspettiamo che Granny passi dall'altra parte, ci apra la porta. Quando lei. Eccola qui, la state vedendo. Quando lei alla fine poi dirà: ok, signori, passiamo dal. Ecco, visto che si stava avvicinando, noi passiamo dall'altra porta. E. Ah, dannazione, non è andata come volevo. Però, nel senso, l'obiettivo era quello di ritornare al campo base, mettendo in questo modo, dove il punto dove io ho tutte le mie robettine. Poi prendere le Cutting Pillars, ovvero le cesoie. Metterle dentro ai miei due buchi lì. Ok, penso che se ne sia andata. Non ha fatto croc! Non ha fatto croc! Non ha fatto croc! Sono sicuro che moltissimi episodi, o meglio scene di questo video, se un buon mimatore si mette e li estrapola, possono essere utilizzati contro di me a bestia. Per esempio, tipo, ora mi farà dire, non lo so, che i gerarchi nazisti sono la cosa più bella del mondo che esiste, che dovrebbe tornare Mussolini. Tipo, e sta questa frase, e la butti, non so, e su qualsiasi social. Ora, abbiamo attirato Granny lì, perché almeno possiamo riprenderci le cesoie. Dopodiché, ci riprendiamo le cesoie. Più che altro, il mio obiettivo è quello di portare Granny in una parte della casa, poi prendere una roba, non so, dalla cucina, da una roba, scappare dall'altra parte. Eccola qui. Stavo guardando voi. Per favore. Dannazione. No, l'obiettivo è fare quello che vi ho appena mostrato. Problema? Il problema è che non posso farlo se non ho qualcosa alla quale aggrapparmi. Nel senso, ho capito come farlo, però se io per esempio poi aziono, cioè faccio suonare la campanella dell'ingresso, e quello è il problema più che altro. Allora, prendiamo in questo engine part. No, aspetta, sì, engine part. Più che altro una cosa bella sarebbe stata se mi avesse dato tutto subito la chiave per accedere alle armi. Perché sapete, se riesci a stordire Granny, perché, ok, benissimo. Poi lei non gira per casa e poi fai tutto il rumore che vuoi. Ora aspettiamo che Granny vada lì. Poi, una volta che lei sta lì, noi corriamo verso la cucina, apriamo tutto quanto. Dopo aver aperto tutto quanto, riandiamo lì. Ragazzi, lo so che magari può essere un po' noioso. Però ci serve questa, ci serve davvero. Eccola qui, è andata lì, è andata lì, è andata lì. Perché proprio mentre io. 3, 2, 1, via! Let's go!
Qui non c'è nulla. Poi, qui dentro, Cromwell. Ok, perfetto. Ora. Ragazzi, io fra 10 minuti devo andare a girare delle. Ad accendere un forno, quindi sto praticamente nel buco. Ragazzi, ora che avete visto la mia tattica e che so ricrearla senza problemi, possiamo anche passare all'argomento vero del video, ovvero parliamo. Ora, io prima ho detto riguardante l'audience di estate, ma è normale, cioè, che durante l'estate. Sentite. Ci sia meno gente che sta sui social, ok? È ovvio. Però io ho pensato a questo punto, registro 7 video in un giorno. Infatti, ragazzi, io in molti video ho sempre la stessa maglietta nera. Però io sta maglietta ce l'ho perché io ho tutte magliette nere nel mio guardaroba. Cioè, letteralmente, c'erano due della Hollister e poi tutte quante nere. Facciamo il trucchettino. Più che altro quello che a me aiuterebbe tantissimo in questo momento sarebbe il fucile. Con quello ti posso conquistare il mondo. Più che altro che ciò penso. Perciò, se mi ricordo bene, tipo, al secondo scaffale sotto. Al primo scaffale sotto al microonde. Te dono via! Ovvero qui, se c'è. Eccola qui, io mi ricordo bene, io mi ricordo bene tutto quanto, signori. E sapete perché mi ricordo bene tutto quanto? Non lo so manco io. Però io ci ho giocato tantissimo ultimamente, perché stando da mia nonna, perché non giocare a un videogioco horror che parla delle nonne? In realtà, ragazzi, con i progressi sto messo malissimo, oggettivamente. Cioè, è una roba davvero. Più che altro ho beccato la mappa sbagliata, e dato che ho una sola opportunità di fare questo video. Mi sono beccato la mappa brutta. Ah, stava qui una parte del fucile. Ditemelo prima, dai. Che qui così faccio il vero americano che va nelle scuole a sparare ai bambini. Dai. Comunque, ragazzi, se volete video gameplay tipo questo, oppure altri. Ditemelo, perché so che può essere complicato farli per me, perché più che altro è la cosa è andare in sotto e fare la sovraimpressione e rimetterla bene. Però secondo me per il risultato che viene dopo ne vale tutto. Secondo me è questa la vera cosa. Ok, ragazzi, allora abbiamo sortito Granny, quindi ora col fucile dove andiamo? Allora, ragione Francesca, ragione. Allora, droppiamo il fucile qua. Perfetto. Poi, Cutting Pillars, ti mettiamo qui, perfetto. Poi direi che allora, apriamo qua, ma da te c'è qualcosa. Più che altro dall'ultimo aggiornamento hanno davvero ultra depotenziato il bagno. Cioè, nel senso, prima trovavi il cocomero, un melone, e decidete voi, ricavi della macchina. Ora non ci trovi nulla. Cioè, io davvero, in tutte le partite che ho fatto a Granny, tipo, in una, solo in una, ho trovato la chiave della macchina. Ma in una su quanto ci avrò giocato in 15 giorni? Su 200 partite, non lo so. 200 magari è un po' troppo. Però, nel senso, è soltanto per dire. Sì, intanto spostiamo pure la canna di gasolio. È solo per dire. Che essenzialmente, per esempio, che gli aggiornamenti a volte non fanno bene, cioè è come a Minecraft, cioè esattamente a che ti servono le candele in Minecraft? Ci sono le torce, ci sono 10 tipi di illuminazione diversa, non ti serve un altro tipo di illuminazione, oggettivamente. Che è davvero pazzesco come cosa. Più che altro, ragazzi, fatemi sapere se volete il video dove dimostro la mia postazione dove registro tutti i video. Più che altro non è niente di che, più che altro avevo intenzione di migliorarla con magari usando un telefono come microfono e potenziando il microfono al massimo possibile. Non lo so.
Cioè, almeno in questo modo ho il video che è fatto bene da questo telefono, l'audio che è fatto bene da un altro sorgente. Dannazione! Ok, facciamoci vedere, magari ci vede, magari ci vede, magari non ci vede. Ok. Magari ci vede, magari no. Granny? Oh, regà. Piglia e porta a casa. Il padre Cocod! No! Oh! Mi stanno vedendo in giro, cioè mi stanno vedendo in giro letteralmente. Ok ragazzi, allora, ora andiamo qui. Ragazzi, piccolo consiglio. E qui c'è pure la carne, perfetto, c'è pure la carne. Direi, droppiamo quel fucile. Prendiamo la carne. La buttiamo qui. Torniamo qua. Dopodiché andiamo qui. Prendiamo le munizioni per il fucile. Andiamo qua. Dopodiché prendiamo il fucile. Sì, scusate, ho laggato un po', ok. Fra 7 minuti devo andare a accendere un forno. Ok, poi vado a prendermi la carne. Cosa accade? Poi ristordisco Granny. Ragazzi, lo so, è complicato, più che altro questo è il modo più semplice con il quale tu puoi battere un videogioco, ovvero non battendolo, aggirando le regole. Cioè, nel senso, nessuna regola mi impone di non usare questa strategia, solo che magari è brutto da vedere se quello che tu stai vedendo è soltanto questo. Ora, io vi sto parlando nel frattempo e spero che state apprezzando, perché davvero, secondo me, se io fossi in silenzio per tutto il tempo, ora starei tipo a il doppio dell'opera, perché comunque registrare parlando e giocando allo stesso tempo è difficile. Per esempio, stavo rivedendo dei video di Gabby, scusate, Gabby 16 bit, sentirò, perfetto, dove lui essenzialmente spiegava, cioè giocava a Granny in estrema, cioè esattamente, e cosa accadeva? Perché lui a un certo punto parlava per tutto il video. Esponiamoci, 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 spariamo! Perfetto. Ora, io direi, dato che le munizioni sono sempre lì, a portata di mano, droppiamo il fucile qua. Perfetto. Prendiamo la chiave come speciale. E andiamo a metterla sopra. Qui, precisamente qua dentro, ok? Perfetto. Spartiamo qua. Poi ragazzi, vedrete come i pro giocano a Granny. Perché vedrete come i pro giocano a Granny? Perché quello che noi andremo a fare è quello di andare qui, attaccarci con le cutting pillars e dropparle, no? Dropparle in questo modo attaccatissime al legno. Vi faccio vedere perché. No, e ve lo spiego pure. Ora, Granny, mentre è inattiva, mentre sta riposando, mettiamo in questo modo, lei sente tutti i rumori, ok? Però non può intervenire. Quando poi ha l'opportunità di intervenire, andrà a registrare i posti dove c'è stato il rumore, perché pensa, rumore uguale, lo troviamo. E quindi automaticamente riesco a beccarlo. Cosa accade, ragazzi? Che le cutting pillars, che secondo questo ragionamento, e io faccio rumore, Granny viene in quel punto. Ma ragazzi, le cutting pillars sono l'unico oggetto del gioco che sono molto molto sottili. Non l'ho mai provato con il Crogwell, ovvero il coso, come si chiama? L'ingranaggio. Però penso che non faccia lo stesso effetto, perché con le pinze
Se ora appena arriverà, e confido molto in questa cosa, anzi la spero essenzialmente. Eccola qui, guardate, se l'ho fatto bene, succederà questa cosa. Vedete? Cadono le assi e quindi io automaticamente non ho subito bisogno di trovare il martello. Perché capite quanto sono intelligente? Più che altro questa tecnica vi costerà un po' di tempo, mettiamolo in questo modo. Infatti, più che altro non so se questo video verrà di 40 minuti o di 50, più che altro spero che vi piaccia perché essenzialmente sono un bel po' di mega, un bel po' di tempo per editarlo, che no, per editarlo non per così tanto. Ragazzi, ora se sta andando. Da quanto Granny esce dalla porta, si aspetta 10 secondi. Quindi contate insieme a me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo, riprendiamo in mano il telefono, usciamo dalla cosa. Prendono le gatte in pillole se si rientra venuto perché Granny ha percepito io che piazzavo la planca. Il pezzo di legno, ok, come un rumore. Se Granny percepisce un rumore, viene e verrà lì, come state vedendo a schermo in questo momento. Ora, sono il 58, cioè fra poco io devo andare ad accendere un forno. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, controllo una cosa. Come si fa? Ok, 8, 9, 10! Allora, signori, ora qui si deve fare la speedrun delle speedrun. Allora, innanzitutto usciamo da qui. Non so se ho fatto un rumore. Caso controlliamo se arriva lì Granny. Solitamente ci mette 5 secondi, quindi 1, 2, 3. Ok, no, non mi ha sentito, slash visto. Ora qui ci sarà un altro ingranaggio, in questo qui. E come me ne ricordo bene le cose. Allora. Ora ragazzi, si vede la differenza fra gli uomini e i ragazzini. 3, 2, 1, via. Entra lì e noi scappiamo signori, noi scappiamo, no, però dai, non funziona in questo modo, sta tremando. Ok, sono le 20, vado ad accendere il forno. State qui, per favore. Mettiamo un po' più di più. Ok, vediamo tra poco. Ragazzi, io fra 15 minuti devo tornare nel forno a girare le patate, perciò per la prossima volta vi mancherò per un po'. Vi mancherò, è il messio? È il messio? Insomma, avete capito per un po' di più. Più che altro non ho visto dove andava Granny, quindi è un problema questo. Ok, allora, lì c'è la car key. La car key? Dannazione, però! La car key, ragazzi, ci serve perché oltre a darci le chiavi per la macchina, dentro al cofano dove tu devi mettere
anche il no, la parte dietro, non so se il cofano è la parte davanti. Più che altro, ragazzi, non sono un esperto di macchine e moto, di essere politica, sì, di macchine e moto no. Ok, ragazzi, perché non sta avvenendo Granny? Vabbè, ok, e cosa accade? Ma ha sentito il rumore oppure no? Per sicurezza lo rifaccio. Ok, la carne, ragazzi, se la gettate per terra non fa rumore. Oggi abbiamo imparato questo, bambini. Guarda, però, mi devi aver sentito oggettivamente. Dai. Eccola qui, ragazzi. Eccola qui, eccola qui, eccola qui. Ragazzi, facciamo mente locale. Allora, noi dobbiamo andare sopra a dare la carne, a dare la carne al ragno. Diamo la carne al ragno, prendiamo la chiave che ci dà. Poi entriamo dalla seconda porta e facciamo il sottopassaggio. Ho detto in questo modo non si capisce nulla, lo so. Però vi basterà che... E ve lo faccio vedere. Allora, noi prendiamo il fucile. Dopodiché, passi di qua. Ok. Prendiamo l'ultimo proiettile rimasto, da cui tanto abbiamo pure quegli extra attorno alla casa. Dopodiché, si droppa il fucile. Ripeto, si droppa il fucile. Sente questo e si fa rumore. Si fa rumore, signori, si fa molto rumore. La Granny sta arrivando. Ricordo quando giocai per questo gioco, per, no, per la prima volta, però una delle prime volte, che ero ultra terrorizzato da Granny. E non so se voi lo facevate ai tempi, o se per caso lo conoscevate ai tempi, quelli dove tutti ci giocavano. Però cosa accadeva? Che c'era la modalità estrema su Gani, e c'è ancora oggi. Cosa accade? Che questa modalità estrema era fatta, mi ricordo, da un tipo che si specializzava in giochi horror. E ricordo che io stavo lì i pomeriggi a capire come lui facesse, a capire dove stava Granny, anche se senza fare nulla, senza addormentarla a volte addirittura. Il che davvero mi rendeva ignorante in materia Granny. Più che altro ho visto che hanno rilasciato il 2 e pure il 3, però io... La Ranch, mi frega. No, ragazzi, no, 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 lo Spagno. Spagno? Spagno, ho detto davvero Spagno? Più che altro era un'unione fra spider, che è il ragno in inglese, che è ragno, letteralmente in inglese, fra spider, tipo Spider-Man, uomo ragno, e ragno, cioè è uscito Spagno. Impara l'italiano con Francesco? Ok, ragazzi, siamo a 33 minuti, wow, pensavo di non ricoprire così tanta... No, audience, più che altro tempo, ecco. No! Dannazione! Bah, dannazione! Oddio, mi è apparso un messaggio, spero che non mi cancelli l'audio, più che altro. Ora mi arriva la pubblicità, che però subito. Spero che si registri l'audio. E niente, raga. Più che altro ho visto una roba apparire sullo schermo, non sono sicuro che non lo stia ancora registrando, però davvero non ho il tempo di controllare adesso. Dannazione. Senti, vecchia nonna, non me ne può fregare di meno se lì ha fatto croc. Allora. Andiamo qui. Prendiamo. Il fucile è carico o è scarico? No. L'altra cosa importante è capire dove sta, perciò facciamo in questo modo. Faccio anche da capire
Perfetto. Fatto rumore dovrebbe venire qui. Poi tendenzialmente sale, perciò praticamente posso riprendermi la wrench, ovvero il chiave inglese, cacciavite. No, il cacciavite è una roba diversa. Sì, la chiave inglese. Che poi ragazzi c'è stato uno sconvolgimento per me scoprire che chiave inglese non era tipo English key, English qualcosa, ok? Davvero, quando è stata una roba bruttissima scoprire sulla propria pelle che certe cose non sono come tu vorresti. Per esempio, c'è chi vuole approvare il DDL Zan, che si va bene. Sento qualcosa. Certo, non da Granny. Ragazzi, ora abbiamo l'opportunità di finire il gioco con la macchina. Io penso di non aver detto nulla in questo a parte. Dove stanno le chiavi della macchina? Dove? Ok, stanno qui. Perfetto, sta qui, sta qui, sta qui. Francesco, calmo, calmo, calmo. Sei vicino a finire Granny per la milionesima volta nella tua vita? La Master Key non ce ne può fregare di meno. La cosa importante è che abbiamo il gasolio. Sono anche sicuro che il gasolio sia un. Sì, cioè, il gasolio è comunque un derivato del petrolio, se non mi sbaglio. Più che altro mi sbaglio sicuramente. Perché, ragazzi, un metodo per il quale voi risulterete sempre intelligenti è dire, se non sbaglio, alla fine delle frasi delle quali non sapete nulla. Fidatevi con me, ha funzionato in tantissime occasioni. È stato bellissimo. Ora, chiudiamo qui. Oh. Mi stava inciampando? No, la Paldlock! Mi rimane ancora la Paldlock! Però ragazzi, sono sicuro al 500% che tecnicamente se io ora prendo il fucile, attiro Granny qui sotto in cantina, vado sopra, prendo l'ingranaggio e vado alla Playhouse mi daranno al 500% la Paldlock. E sapete perché lo so? Perché io nerdo su sto gioco dalla mattina alla sera, essenzialmente. Ok? Mi ha visto. Ora spariamo, ragazzi. Speedrunniamo, perché ora manco ci. Oh! Granny, levate. Per favore, o meglio, lo spero, perché da quello che mi ricordo io, mi dovrebbe dare la Paldlock, perché la Paldlock serve, per chi non lo sapesse, per aprire il cancello della macchina. Che sì, il cancello della macchina. Più che altro, la parte brutta in tutto questo è il fatto che io debba usare sempre le strade secondarie. Anche se secondo me, guardate, un piccolo tip per i futuri giocatori di Granny, magari stanno vedendo questo video, è quello di usare questo tunnel qui e lo spazio che ho usato tantissimo prima come se fossero tipo i vostri magazzini su Minecraft, ovvero mettete lì tutte quante le cose e lì stanno bene. Perché davvero, perché per esempio in altre parti della casa, se tu fai cadere un qualcosa esso fa rumore, e se fa rumore te le grani, invece lì no, almeno che non la sbatti sul tavolo per quanto riguarda quello che il coso più grande che io ho appena attraversato per arrivare qui. Guardate, ragazzi, sono sicuro delle notifiche che vedrete perché non sono manco così sicuro se posso centrarle. Perciò penso che non mi siano arrivati messaggi da WhatsApp, almeno non me lo ricordo. Più che altro sarebbe brutto avere 14 anni e non ricordarsi che cosa si è fatto negli ultimi 39 minuti e 23 secondi. Almeno questo è quanto mi registra. Probabilmente sarà molto di meno. Quando. Sì, sarà molto di meno.
quando andrò ad editare fino a un certo punto, perché io ho detto all'inizio video che non taglierò nulla. Perché ragazzi, sinceramente io non so riconoscere le parti importanti e non importanti. Per me è tutto importante. Nel senso, non puoi fare il tiramisù. La weapon. Sì, la session weapon key. La weapon key, dannazione. Ora, la weapon key. Ah, pensavo di aver già vinto. Però sono quasi sicuro. Quasi, 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 raga, quasi, quasi, quasi sicuro che noi possiamo tecnicamente andare qui e tipo attraverso il cacciavite possiamo ottenere, ecco, il viaggio più forbito, ok? La padlock key. Quantomeno lo spero. Ammazzati. Proprio davvero non è nulla di meglio da fare che piazzare trappole. Oh, regà, regà, regà. Oh, l'ho preso il tempo. L'ho preso. Un tipo mi capisce. Allora, avete sicuramente visto, ora non so a che commento si stai riferendo. Dai, ok, perfetto. Ora, cosa importante per prendere il dardo, tranquillante insieme alla balestra, ovviamente. Andate a tentare qui, ecco, crociarsi e poi drop. Ok, ragazzi, fra 2 minuti vi dovete andare a girare le patate, quindi ci metterò un po' più di tempo. Nel frattempo rilassatevi se volete, perché non so se per come voi lo avete percepito, ma questo è stato davvero una roba lunghissima. Sono sicuro che io non riuscirei mai a fare Padlock, Padlock, la modalità estrema di Granny, oppure anche non l'estrema, oppure qual era l'altro? Sì, le La modalità estrema. Più che altro in Nightmare ci riuscirei, secondo me. Ma ci riuscirei essenzialmente perché non cambia nulla, a parte dei ratti che scodinzolano qua e là nel terreno di gioco. Nel terreno. Si può dire il terreno di gioco in un videogioco? Non lo so, sapete. Sono le 15, ragazzi. Allora. E c'è Granny. Ragazzi, vado a tirare le patate. Mi aggiornerete voi. Vado. Ci sentiamo fra poco.
Ok, papere, allora. Sono mancato per un bel po', lo so, mi sembra pure 2 minuti. Mi sono pure un po' scottato. Ah, al pollice. Ok, ragazzi, ora torniamo seri. Ora facciamo rubare qui. Ok, perfetto, sta pure nelle vicinanze, perciò. Perfetto! Troppa qua. E dopodiché, vai qui. Dove sta? Ci ho messo 45 minuti e qualcosa di più, penso pure. Oh, raga! Allora, signori, start reverse. Ok, ragazzi, siamo fuori dalla casa, quindi reverse. Forward. Reverse. Ragazzi, e qui si inizia a 45 e 45 secondi, vado. E 45 secondi è quando sono a me. E potete vedere Granny che è molto sconcertata da tutta questa cosa. Peraltro sono riuscito a batterlo. E niente, raga. Ora ci sarà l'altro. Ok, ragazzi, il video è finito qui. Se vi è piaciuto, lasciate una iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!